Professor Giovanni Zucchelli, uno dei massimi esponenti della parodontologia mondiale, ha conosciuto nuove culture odontoiatriche. Come valuta l'odontoiatria italiana? La odontoiatria italiana in questo momento rappresenta l'eccellenza mondiale, potrei dirvi quasi in tutti i campi. Ha dedicato la sua carriera professionale alla chirurgia estetica muco-gengivale fino a diventare il maggiore esponente per queste tecniche. Le sembrano aumentate le esigenze estetiche dei pazienti rispetto agli anni scorsi? Sì, è un dato di fatto che sono aumentate le indicazioni estetiche che ci provengono dai nostri pazienti e io ho una sensazione, almeno nel nostro campo, in quello parodontale, che questo più che un vero cambiamento da parte dei pazienti sia derivante da un cambiamento da parte del clinico, nel senso che oggi con tecnologie più moderne, grazie anche al miglioramento di quelli che sono sicuramente gli approcci chirurgici e non chirurgici, in campo parodontale possiamo ottenere risultati davvero estetici. È chiaro che quando il paziente sa che oltre a un risultato funzionale si può ottenere anche un risultato estetico, non può più accontentarsi solo di un risultato funzionale e chiede quindi anche qualcosa di estetico. Sentiamo molto parlare del laser come strumento nobile dell'odontoiatria. Cosa ne pensa al riguardo? Credo che il laser non abbia al momento nessuna indicazione nella terapia parodontale se non un adiuvante nella terapia non chirurgica, quella che comunque deve essere sempre una terapia meccanica fatta con lo scaling e la levigatura delle radici per, diciamo, migliorare quella che è la disinfezione eventualmente delle tasche, ma sicuramente non ci sono indicazioni né di tipo chirurgico né di tipo estetico che possano prevedere l'utilizzo del laser oggi in odontoiatria.